Stefano da Budapest. Io e la Fra siamo appena arrivate, cioè appena arrivate no, in realtà siamo arrivate 2 ore e mezza fa, però siamo arrivate in hotel, abbiamo già lasciato tutte le valigie. Fortunatamente la nostra camera era pronta, quindi abbiamo fatto subito il check-in. E ora però, siccome sono 3:30, stiamo cercando il posto dove andare a mangiare. L'abbiamo già scelto perché l'avevamo già visto, un posto molto carino che adesso vi faremo vedere, e si chiama Vintage Garden. Quindi adesso lo stiamo cercando, stiamo camminando per le viette e abbiamo tantissima. Allora, il posto l'abbiamo trovato, ora dobbiamo capire l'ingresso. Eccoci qua. Abbiamo ordinato degli hamburger, questi qui. Dall'aspetto sembrano buonissimi, adesso li assaggeremo e vi diremo. Qua ci sono anche le pastigliette per il lattosio, vabbè. Andremo insieme ad esercitare la lingua. Finiti i nostri panini giganti, e dobbiamo dire buonissimi. Veramente buoni, però anche belli impegnativi. Siamo venuti alla Basilica di Santo Stefano. Siamo dentro, l'entrata è libera. Si paga solo il biglietto per salire, per vedere i gioielli. Però poi l'entrata è libera, si può lasciare un'offerta. E ora siamo arrivate al Ponte delle Catene, dove cercheremo di scattare anche qualche foto. Adesso vediamo. Secondo giorno qui a Budapest. Stamattina siamo venuti nella parte vecchia, quindi la parte di Buda, e tra l'altro appena uscite dalla metro di fronte c'è il Danubio con il Parlamento, ed è veramente qualcosa di bellissimo. Al Parlamento non ci andremo oggi ma domani. Lì tra l'altro c'è anche il Ponte delle Catene dove eravamo ieri, e poi magari ci ripasseremo, così vi spiego anche un pochino la storia di quel ponte, che è veramente molto curiosa. Siamo arrivate a Bastioni dei Pescatori ed è qualcosa di bellissimo. Adesso saliamo. Abbiamo scattato qualche foto che voi ovviamente vedrete su Instagram, quindi seguitemi su Instagram se appunto volete vederle. E comunque, i Bastioni dei Pescatori è una costruzione del 1800-1900, realizzata in stile neogotico, neoromantico, e si chiama Bastione dei Pescatori. In realtà cioè non si ha una motivazione precisa, però ci sono diverse ipotesi. Una di queste è quella che sostiene che sia stata una corporazione di pescatori a difendere le mura della città durante il Medioevo. L'altra invece è dovuta a un mercato di pesce, quindi appunto di pescatori, che si stanziava insomma vicino appunto alle mura. E l'ultima invece, l'ultima ipotesi, è quella che sostiene che fossero proprio pescatori che vivevano lungo il fiume del Danubio, che durante la costruzione del Bastione dei Pescatori vennero appunto sopra nella parte alta della città per aiutare a costruire la costruzione. Vabbè, comunque adesso invece andiamo a vedere la chiesa di Mattia,
e poi saliamo in cima alla torre di Maria Maddalena, così vediamo anche Budapest dall'alto. Tra l'altro la chiesa è proprio qui a fianco, anche perché in realtà i bastioni sono stati creati proprio per, diciamo, abbracciare la chiesa di Mattia, e tra l'altro è caratterizzato da queste sette torri che sono dedicate alle sette tribù che si sono stanziate in questo territorio e hanno poi dato via al popolo ungherese. E siamo arrivate al castello di Budapest. Tra l'altro qui c'è anche la funivia che si può prendere appunto per salire, per scendere, per attraversare il Danubio e andare nella parte di Pest. E adesso entriamo. Tra l'altro i cortili del castello sono gratuiti, mentre all'interno, dove c'è la galleria e il museo di storia e una biblioteca nazionale, quelli sono a pagamento. Stiamo riattraversando il ponte, che tra l'altro ieri mi sono dimenticata di spiegarvi un po' di questo ponte, perché è il ponte così importante e famoso. E, comunque, questo è il ponte delle catene, questo qui, adesso stiamo attraversando, ed è il ponte che collega il quartiere di Buda, che è la parte più antica, al quartiere di Pest, che è quello invece più recente. Ed è appunto importante perché è stato il primo ponte a collegare i due quartieri. Mentre prima l'unico modo per attraversare il ponte in inverno era, se tutto andava bene, con il ghiaccio si poteva attraversare, in estate invece c'erano i traghetti, o comunque il punto di incrocio più vicino era praticamente a Vienna. E però questo ponte è stato finanziato da un nobile, una persona ricca, che praticamente è rimasta bloccata in una delle due parti durante il funerale del papà, e quindi non potendo attraversare, non potendo partecipare al funerale del padre, ha deciso poi in seguito di finanziare appunto per la costruzione di questo ponte. Siamo venuti a mangiare in questo posto che si chiama Retek Bistro, e per ora ci hanno portato il pane con questa salsina che ha detto essere piccante, e poi questi pezzettini di pane con... cos'è che ha detto che c'era dentro? Sì, crema di salsiccia e poi la panna acida. Come antipasto abbiamo preso questo qui, che è l'angus, che è praticamente una pasta della pizza fritta, poi con una cremina al formaggio e poi del formaggio sopra. E dopo l'angus ecco le nostre polpette con il purè. Buon appetito! Qui ci sono anche dei cetriolini. Buongiorno, terzo giorno a Budapest e stamattina stiamo andando alle terme. Ah, e siamo già arrivati, praticamente siamo usciti dalla metro, abbiamo preso la M1, che è la seconda più antica d'Europa, molto carina. E adesso siamo venuti ai bagni termali, comunque vedrete tutte le foto, vi lascio qui sotto il nome. E adesso appunto andiamo un po' a rilassarci stamattina, e poi dopo invece andremo a Piazza degli Eroi, e poi nel pomeriggio invece andremo al Parlamento e assaggeremo anche il dolce ungherese in un posto dove dicono essere il più buono di Budapest, quindi insomma poi vedremo.
dopo le terme, dopo un pranzo, che devo dire la verità non ci è piaciuto molto, abbiamo provato. Cioè, si dice abbiamo provato, ma non so cosa volevo dire. Comunque, eravamo andate in un posto che è un bistro ungherese, però non c'era posto, era tutto riservato, bisognava prenotare e quindi alla fine ci siamo adattate, insomma abbiamo cercato un altro posticino nelle vicinanze, però diciamo che non era molto buono, infatti non l'ho nemmeno ripreso e adesso invece siamo venute al Parlamento. Queste qui invece sono le scarpe sul Danubio, che è un'installazione realizzata in memoria di tutte le vittime del nazismo, perché qui a Budapest gli ebrei e le persone contrarie al regime venivano prese e messe qui davanti al Danubio, davanti al fiume, e poi o venivano spinte, dal momento che il fiume era talmente ghiacciato morivano, oppure venivano legate, ne sparavano una e poi la lasciavano cadere, quindi tutte le altre morivano affogate, e per chi non moriva affogato insomma veniva sparato, veniva ucciso dopo. E ora invece siamo venuti in questo posto che abbiamo trovato e si dice essere il più buono di Budapest, dove mangiare appunto il Kurto Skalács, che è questo dolce buonissimo. Questo qui è con il cocco, e apprendi ce l'ha preso con il gelato dentro. Adesso buongiorno, oggi ultimo giorno qui a Budapest. Ne abbiamo già fatto il check-in, il check-out e tutto quanto. Abbiamo lasciato le valigie in hotel e siamo venute di nuovo sul ponte. Vediamo se riusciamo a scattare qualche foto. Tra l'altro si muove tantissimo questo ponte. Ultima tappa di oggi è questo posto che si chiama Simpla Kert, che praticamente è un ruin pub. Qui a Budapest sono tipici ruin pub, che sono praticamente delle ex fabbriche riadattate a pub. Dentro ci sono anche diversi locali dove organizzano eventi, concerti, anche opere teatrali. E a fianco al pub c'è lo Street Food Caravan, dove pranzeremo. Sono praticamente le 5, non si vedrà, sono le 16:58. E noi adesso siamo tornati in hotel a prendere le valigie e tra 10 minuti andremo via, perché andremo prima a prendere i dolcetti ungheresi che vogliamo portare a Milano
E poi invece andremo a prendere il pullman che abbiamo visto di sta da qui in 15 minuti, quindi poi andremo direttamente in aeroporto. E poi stasera abbiamo il volo alle 20:25, arriveremo a Orient Serio, quindi a Bergamo, alle 10, e alle 10:30 abbiamo la navetta, quindi speriamo di prenderla, e così poi ci metterà un'oretta ad arrivare in stazione centrale e poi lì ci sarà mio padre, insomma, che ci verrà a prendere e così arriveremo a casa. E nulla, adesso infatti ci prepariamo e andiamo a prendere i dolcetti prima. Siamo arrivati in aeroporto, abbiamo già fatto controlli e tutto quanto, tra l'altro a me fermano sempre, non so come sia possibile, mi hanno fatto togliere le scarpe, tutto quanto, non avevo niente, vabbè, però questa volta erano le cosine della salopetta, infatti gliel'ho chiesto, le ho chiesto se fossero queste, perché addirittura è arrivata con la macchinetta del metal detector, vabbè, comunque. E adesso stiamo aspettando che sia il gate, c'era scritto intorno ai 20 minuti dovrebbe uscire, quindi ora aspettiamo nell'area comune, anche perché sembra abbastanza grande questo aeroporto, infatti c'era zona A, B, C e D, quindi adesso aspettiamo qui e poi vediamo insomma in che direzione dobbiamo andare. Tra l'altro mi si è anche rotto il filo dell'iPhone, quindi non posso caricare adesso il cellulare, aspetto che si carichi quello della Fra, perché siamo proprio qui davanti a dove si possono caricare i cellulari, e poi per fortuna ho i caricatori portatili, quindi utilizzerò quelli. E, però adesso mi metto su Instagram, anzi volevo prima vedere le foto che abbiamo scattato oggi, volevo vederle un po', e poi mi metterò su Instagram e vi farò, vi chiederò appunto se avete domande su Budapest, così magari vi rispondo nel mentre che stiamo aspettando. Sono tornata a casa, adesso mi sono appena struccata, sono distrutta, sono abbastanza stanca, quindi ora penso proprio che questo vlog finirà qui e io andrò a dormire. E nulla, io spero di avervi tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto, seguitemi su Instagram perché ovviamente vedrete le nuove foto, ma poi io ho messo anche tutte le storie in evidenza nella cartella Budapest. E nulla, adesso vado a letto domani mattina, editerò subito il nuovo video e poi ci sarà anche la maschera della domenica, infatti adesso ero qui che stavo guardando un po' quale fare, ma credo ne farò qualcosa per i capelli. E nulla ragazzi, vado a mettermi il pigiama e vado a letto, quindi ci vediamo domani su Instagram e qui su YouTube al prossimo video. Vi mando un bacio, ciao!